Perché Milan è forte, olè! Perché Milan è forte, olè! Perché Milan è forte, olè! Perché Milan è forte, perché Milan è forte! Milan è forte, olè! Vinciamo, vinciamo, vinciamo! Perché è forte il nostro Milan! Cantiamo, cantiamo, cantiamo! Perché è il nostro grande amore! In giro per il mondo portando una bandiera che è di due colori, è quella rosso-nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Io canto per il diavolo, dai fallo pure tu, diavolo, la 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 la, diavolo, la 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 la. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Tringa sempre presente, iscrivetevi, campanellina, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo, link in descrizione per obiettivo striscione. Ragazzi, doniamo, 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 possiamo farcela. Allora ragazzi, la partita, mancano poche ore alla partita, ancora non c'è la formazione ufficiale, quella la vedremo più tardi. Ieri ci sono state le parole di Mister Pioli che ha caricato i ragazzi, carica l'ambiente. Ha parlato poco del futuro, dice che ancora lui non ci pensa, la testa è al campionato. E cari i miei tifosi, cari i miei ultras del tubo, noi dobbiamo essere tutti quanti con Mister Pioli. Quindi alle 19 tutti davanti alla televisione, concentrati sulla partita, concentrati di fianco ai ragazzi che bisogna portarla a casa. Allora, facciamo il punto un po' della situazione di questi giorni. Simon Kjaer ha rinnovato, quindi viene un po' sfatata quell'idea che dava il Milan solo in mano ai giovani. Come vedete, il Milan vuole i suoi giocatori d'esperienza. E con Simon Kjaer l'esperienza per quanto riguarda la difesa, il Milan l'ha blindata. Simon Kjaer è stato riscattato a 3 milioni e mezzo, ha dato una mano anche il riscatto da parte del Siviglia di Suso. Elliot ha già fatto sapere che i soldi della plusvalenza fatta con Suso andranno a rimpolpare il budget per il mercato. Quindi ragazzi, non saranno più 75-80 milioni, ma si partirà da 100, 100, 100. Quindi ragazzi, pronti anche per il futuro, il Milan sono sicuro ti rimetterà in piedi una squadra davvero competitiva. E attenzione ai nomi che si faranno. Allora, oggi ho saputo, ho un'indiscrezione su Marc Roca. Marc Roca è un centrocampista fortissimo, lo cercano tante squadre, ha una clausola rescissoria di 40 milioni, ma attenzione a quello che vi sto dicendo, i procuratori del giocatore e la squadra è disposta a trattare partendo da 20-25 milioni. Marc Roca è un giocatore che alzerebbe l'asticella del centrocampo. Quindi ragazzi, per tutti quelli che vorrebbero Bakayoko o altro, cambiate tipo di giocatore perché il Milan sta cercando giocatori con i piedi buoni, con i piedi di velluto. I nostri giocatori muscolari li abbiamo già a casa. Franky sì su tutti. Quindi ragazzi, fine del mercato, parliamo della partita. Allora, la partita del col Parma mi spaventa. Vi spiego perché. Il Milan ha evidenziato parecchie difficoltà con le squadre che hanno giocatori che si inseriscono fra le linee. Il Parma è una squadra che ha una difesa ben strutturata e ben organizzata. Mister D'Aversa è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Ah, l'attacco del Parma è, non stiamo qua ad elencare i nomi, sapete tutti che ha dei nomi di rilievo, giocatori veloci, forti. Non sappiamo ancora bene come risponderà il Milan alla formazione del Parma, perché sicuramente ci sarà da fare del turnover. Contro il Napoli il Milan ha evidenziato un po' di stanchezza, ha fatto tanti giocatori del Milan si sono non stanchi fisicamente, ma quanto stanchi mentalmente. Le pressioni sono tante. Questa partita è importantissima perché ve l'ho già spiegato.
Se contro Juve, Roma, Napoli e Lazio le partite si preparavano da sole, contro queste squadre più piccole si rischia di perdere un po' di concentrazione. Sono sicuro che il Milan non cadrà in queste cose, in questi trabocchetti. Sono sicuro che il Milan è concentrato sulla partita. Quindi ragazzi, state tranquilli, il Milan c'è e giocherà soltanto per i 3 punti. Mi sono arrivati tanti messaggi che dicono: ah, se per caso col Parma che non va bene, avremo buttato via quello che di buono abbiamo fatto fino adesso. No, ragazzi, quello che di buono abbiamo fatto fino adesso rimane. Perché se non avessimo fatto il buono che abbiamo fatto finora, il Milan non sarebbe a lottare per il quinto posto. E attenzione ragazzi, davanti a noi corrono perché chi dal primo al quarto posto corrono tutti quanti, ma noi non siamo fuori da nessun gioco ancora. Quindi ragazzi, concentrati, belli tesi, belli concentrati su queste partite. Abbiamo Parma e Bologna in casa. So che il fattore campo conta un po' di meno, ma è meglio giocare sempre fra le mura amiche. Meno sbattimenti, meno strada da fare. Più concentrazione, ci si allena nel proprio campo d'allenamento, è tutto completamente diverso. Quindi ragazzi, attenzione, non parliamo di mercato oggi, anche se volevo dirvi che comunque il Milan su Szoboszlai è sempre forte. È spuntato fuori qualche nome come terzino destro, ma io penso che il Milan sia sempre forte su Dumfries. Ragazzi, diamo a Cesare quello che è di Cesare, diamo al Tringa quello che è di Tringa. Complimenti al Tringa per aver dato la notizia di Chiaer un'ora prima che la dessero tutti gli altri. Quindi, come avete visto, il Tringa non spara cazzate. Ragazzi, ci sentiamo per un video nel pomeriggio, faremo una live pre-partita e sicuramente faremo il post-partita. Ci sentiamo dopo, vi voglio bene a tutti, in descrizione, link, obiettivo, striscione, donate, donate, donate. Vi voglio bene.